Massimo Centini, benvenuto, benvenuto qui nel posto delle parole. Grazie. Massimo Centini sarà ospite a Torino Spiritualità 2017 con il piccolo me, il tema che attraverseremo quest'anno. E il verbo attraversare è un verbo importante per questo tema. Lei come attraverserà questo piccolo me, Massimo Centini? Ah, guardi, io sono stato invitato ad accompagnare tot di persone che non so dire quante quali saranno, in un'area del Piemonte particolarmente significativa dal punto di vista della spiritualità, della sacralità anche del territorio. E quindi mi hanno in qualche modo invitato ad essere invitato, nel senso che io sono invitato e dovrò accompagnare queste persone che però avranno delle guide del luogo che daranno indicazioni di carattere ambientale, artistico, storico, perché avevano piacere, questo è quello che è stato detto dall'organizzatore, di avere insieme un antropologo, no? Allora io devo dire, è una cosa totalmente nuova per me, io non credo di avere mai accompagnato delle persone a visitare delle cose se non casualmente o al limite gli studenti, così. Ecco, quindi è abbastanza un'esperienza nuova anche per me. Mi fa molto piacere l'area che si va a visitare, perché è l'area che ha come focus il Sacro Monte di Varallo. Il Sacro Monte di Varallo, oltre ad essere un po' l'archetipo per tutti i sacri monti che seguiranno nei decenni, nei secoli successivi, rappresenta un po', come dire, una sorta di piccola terra santa in Piemonte o quantomeno in Occidente, e le Alpi, ecco. E quindi credo che sia un'idea originale questa, che è al di là dell'aspetto eminentemente teologico, filosofico, storiografico, che probabilmente viene anche affrontato con strumenti, con linguaggi diversi nell'ambito del, diciamo, del convegno vero e proprio, degli incontri, dei dibattiti, eccetera. Ma come tutti gli antropologi, forse per questo mi hanno invitato, noi siamo abituati a stare sul cosiddetto terreno, no? Sul territorio. E quindi forse per questo mi hanno dato questo compito, che non credo sia facile, però adesso devo ancora farlo e non so dire, però è un compito che cercherò di risolvere nel modo migliore possibile, tenendo ben presente che io non ho esperienza di guida, quindi si tratterà di fare degli interventi che sappiano mediare l'aspetto concreto, cosa c'è nel posto, e il richiamo, l'appendice, oggi diremo il link, a quella sacralità del territorio, che è un tema che a me interessa molto, che viene certamente fuori, poi camminando quindi c'è anche un approccio diverso, no? E forse, come diceva lei all'inizio, legandosi anche al titolo, all'ombrello che raccoglie quest'anno Torino Spiritualità, forse anche un modo per ritornare un po' bambini, no? Il senso del camminare per un antropologo, unito al senso della spiritualità, quindi queste camminate che organizza, e quest'anno lo organizza in modo molto evidente, Torino Spiritualità, e sono molte le camminate, ecco, come riuscirà o come pensa di riuscire a coniugare da una parte il senso antropologico del suo percorso, unito invece a quella parola che è una parola importante, scomoda, ma necessaria, cioè la parola spiritualità? Ma io credo, questo per esperienza mia di camminatore, di persona che ha camminato per molti anni in montagna, poi io ho un passato da maratoneta, ho fatto migliaia di chilometri nella mia esistenza, no? Quindi il camminare o correre che sia, comunque l'essere in qualche modo con te stesso e con la terra, col territorio, con quello che hai sotto i piedi,
è un sistema, è un modo, è una pratica, io credo, che in qualche modo è purificante. Io devo dire, per mia esperienza, camminando però da solo, no? O in montagna, in altri luoghi, sempre in mezzo all'ambiente selvaggio, alla natura, eccetera, bene, in quei momenti mi vengono delle buone idee, io trovo buone idee poi da applicare, se vuoi, nella ricerca o semplicemente anche nei rapporti umani, no? Ecco, trovo che il camminare, oltre a farci perdere forse banalmente delle calorie e delle tossine, forse ci libera, ci sgrava, ci toglie anche dall'anima delle calorie inutili e delle tossine, ci rende forse più selettivi, ci rende forse più in grado di percepire meglio determinate emozioni che forse nel caos di tutti i giorni non si ci passano attraverso o sopra o di fianco, che ne so, non le vediamo, non le sentiamo neanche. Ecco, credo che questo possa essere l'elemento. Resta poi sempre, certo, la parola difficile, spiritualità, ma secondo me un'altra parola complessa e mal usata è sacralità, no? Perché la terra e i luoghi sono colmi di sacro, un sacro che va al di là della fede in sé, di una religione in sé. È qualche cosa di più profondo, no? Che percepivano gli antichi, che ci hanno raccontato, ci hanno riportato nel tempo, ed è un concetto molto bello che forse può aiutarci anche a, come dire, a cercare di essere meno chiusi nel bozzolo di materialismo. Massimo Centini, lei ha detto parole importanti relativamente al sacro, ma oggi quando è che qualche cosa per noi, esseri contemporanei, diventa sacro? Cioè, a dire, il significato contemporaneo di questa parola è qualcosa di, credo, tutto da conoscere. Ma questo senz'altro. Allora, noi diciamo che abitualmente, così per luogo comune, noi connettiamo il sacro alla religione, fine, no? In realtà la percezione del sacro, sulla quale esiste una letteratura sconfinata, è molto più complessa, nel senso che il sacro è percepire delle cose e avvertire in qualcosa una presenza che a volte non riusciamo neanche a connotare e esprimere. Allora, su questo poi, come dicevo, ci sono tutta una serie di analisi, di interpretazioni, che vanno da quella più vicina alla storia delle religioni a quella dell'antropologia delle religioni fino alla psicanalisi. Allora, il discorso è, io credo, o meglio, la domanda è: abbiamo bisogno del sacro? Punto interrogativo. Ma io credo di sì, questo al di là della fede delle persone, perché il sacro è quel quid di altro che in qualche modo crea una finestra, crea una sorta di cordone ombelicale forse, tra materia e spirito, tra ciò che è banalmente necessario per vivere e quello che ci dà qualche altra cosa che forse non ci sembra necessaria, ma che la nostra anima brama probabilmente. Ecco, poi questo è proprio un pur parler, un chiacchierare così amichevolmente. Poi naturalmente caso per caso, sarebbe molto interessante, io credo, sentire dalla gente, ma per lei cos'è il sacro? Verrebbe certamente fuori un bel panorama che potrebbe offrirci degli spunti interessanti. Massimo Centini, per la passeggiata sul cammino di San Carlo, su quali libri lei torna per raccontare agli ospiti che saranno presenti sabato 16 e domenica 17 settembre a Luci nella notte di Varallo? Ma io credo che mi spetterà il compito di parlare del Sacromonte, questo è quello che io ho capito nell'ambito delle indicazioni che mi sono state fornite.
Quindi diciamo che i Borromeo in qualche modo sono stati molto legati ai Sacri Monti, naturalmente quello di Varallo è precedente, no? Ad Arona, dove c'è il santuario dedicato a San Carlo, il famoso San Carlone, ci sono ancora i resti di un possibile Sacro Monte che si voleva costruire, eccetera. Quindi io direi che questo è l'elemento significativo per quanto mi concerne, i Sacri Monti. I Sacri Monti sono un baluardo della Controriforma, innestati lì in questa, il Sacro Monte è sostanzialmente, come dice la parola naturalmente, una collocazione montana e sbagliato, diciamo elevata, perché ad esempio il Sacro Monte di Crea è nel Monferrato. E la struttura elevata, la geomorfologia del territorio che connota, dà il nome a questo complesso. E tornando a San Carlo, innegabilmente la figura di San Carlo aleggia, no, su questa aura di controriforma che è sì una reazione alla riforma, è sì un riordino, ma è anche una rivalutazione, io credo, per quello che è la mia modesta competenza in questo ambito, una rivalutazione di valori importanti della fede più che della religionista, perché la Controriforma ha avuto innegabilmente questo ruolo fondamentale di liberarsi, no, da orpelli, liberarsi magari da falsi valori spirituali per portare in luce quelli effettivamente importanti. Tra l'altro è stato... Poi dipenderà dalle persone che ci sono, sostanzialmente. Certo, perché poi verrà modulato in rapporto alle persone che partecipano. Tra l'altro lo stavo dicendo che il Sacro Monte di Varallo ed è una continua lavorazione sui restauri di questa straordinaria presenza, è stata recuperata nella sua bellezza una delle cappelle, credo la Cappella 11, grazie anche a un contributo di un ente svizzero, quindi questo restauro di questa cappella della strage, se non ricordo male, al Sacro Monte di Varallo rappresenta una grande attenzione verso questo patrimonio di arte e di religione, di fede, di devozione nello stesso tempo. Prima di salutarci, Massimo Centini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni della camminata? No, con la sua lettura, il libro che ha sul comodino che l'aspetta stasera prima del sonno. Prima di addormentarmi, ma può sembrare pazzesco in questo momento, ma sto rileggendo le operette morali di Leopardi, ma non per un ritorno di fiamma di una passione giovanile, ma per il fatto che sto preparando una conferenza su un aspetto di Leopardi antropologico, un libro che è stato scritto su Leopardi da un antropologo lombrosiano, quindi parliamo dell'Ottocento, sulle patologie di Leopardi connesse alla sua produzione letteraria. Allora mi sto ripassando un po' quello. E quando Leopardi, se ricordo bene, era in piena crisi esistenziale, scrisse questa cosa, no? E in che modo? Ecco, in che modo, Massimo Centini, queste operette morali, no? Se ricordo bene anche i passaggi dedicati alla natura, sempre che io ricordi bene di Leopardi, possono attraversare il suo camminare nella passeggiata di Torino Spiritualità? Ma io credo, guardi, lei mi ha dato un'idea, mi ha dato un'idea buona, posso portarle dietro e ripescare qualche cosa, ma sono strutturate come dialoghi, no? E quindi potrebbe essere significativo, ce ne sono diversi, legati alla natura per esempio, la natura, il dialogo tra la natura e un'anima, che può sicuramente andare bene, è un'ottima idea. Poi io credo, io non sono un letterato, sono un modesto scienziato sociale, ma Leopardi credo che abbia, ma come tanti altri poeti, secondo me, la capacità di creare un aggancio, una connessione
con il discorso che facevamo prima della sacralità, no? Cioè apre delle finestre e rende la nostra percezione, forse la nostra, chiamarla anima è una parola grossa, no? Ma ci rende molto più capaci di percepire quella cosa che io chiamo bellezza, no? La bellezza delle cose, dell'ambiente, e forse anche da lì nasce un po' il sacro, no? La bellezza e il sacro, qualche cosa, qui non troveremo d'accordo tutti gli studiosi di estetica, i filosofi, però un po' di connessione tra bellezza e sacro, secondo me c'è. C'è una connessione e c'è anche un bisogno, oltre che la connessione, c'è un bisogno intimo. Sì. Un bisogno anche molto forte. Grazie ancora Massimo Centini per il tempo che ci ha dedicato. Ricordiamo, sabato 16 e domenica 17, Lucida Notte di Varallo, sono due giorni per partecipare a questa camminata. Per la prenotazione dovete iscrivervi ovviamente a torinospiritualità.org e poi seguire tutta quanta l'organizzazione, che tra l'altro è molto molto semplice, per la partecipazione. Grazie ancora e buona passeggiata, Massimo Centini. Grazie a voi.